Cioè, partendo, non so, tagliate, prendete le zucchine, tagliate le estremità, eseguite questa operazione su un solo piede, alzate un braccio, così, iniziando a prendere il giro. E poi quello che in realtà succede in una cucina di studenti, dove ognuno mette la sua parte umorale, sì, e ci si diverte a cucinare o a far finta di cucinare. Sì, soprattutto. E poi la cucina diventa poi l'unico posto che in una casa effettivamente condividi con gli altri, perché di solito ognuno ha una stanza. E poi la cucina diventa proprio il punto in comune di scambio. Infatti pure nel libro parlo di questo scambio dei barattoli, del baratto dei barattoli, dove ognuno porta le conserve da casa, perché poi le valigie degli studenti sono piene di questo reparto cibario, per cui sembra che non esistano i supermercati, ad esempio a Roma esistono, però ovviamente devi portare il ragù della nonna, la ciambella della zia, le salsicce di Benevento, il pane, l'olio, il pane, sì, sì. Non si mangia, in realtà a Roma non si mangia, non si mangia, noi possiamo fermare che non ci sono negozi esatto, sì. Senti, mi veniva da chiederti, intanto l'idea è questa, insomma, nasce da un vissuto tra studenti, eccetera. Ma come fai a coniugare una cosa così divertente con una ricerca che era quella sulla Woodman, che io tra l'altro sono stata alla presentazione e mi ha anche affascinato molto. Come si fa a coniugare una cosa così grossa, importante, con un libro che sembrerebbe più scanzonato, poi in realtà dice tante piccole verità nel corso dei vari capitoli? Sì, sì, diciamo, sono due progetti molto diversi, perché il libro su Francesca Woodman nasce come la mia tesi di laurea, uno studio accademico, è un saggio sulla storia, sulla vita, una biografia di una fotografa. Tra l'altro anche dal trascorso infelice, perché lei muore suicida, quindi diciamo è una cosa seria e anche un tema drammatico. Questo libro invece è un misto fra un ricettario e un mio diario personale, però in realtà io queste due cose le ho realizzate contemporaneamente, perché da una parte era un uscire fuori, sì, forse mi serviva anche per uscire, snammatizzare, affrontare certi temi. Quanto tempo ci hai messo a scrivere quest'ultimo le ricette? La tesi, immagino un po' di più. Sì, ma le ricette in realtà nascono su un blog di Benevento, tra l'altro, Benevento Manera, e così, come un mio gioco, un esperimento. Io non ho mai pensato di fare un libro, era una mia divagazione per non scrivere sempre d'arte, perché scrivevo d'arte su testate online e a un certo punto volevo fare qualcosa di completamente diverso, però dove comunque rintraccio delle componenti fortemente creative, perché la cucina comunque ha questo aspetto di interazione fra gli elementi, che è chimica, mi ricorda un po', non so, i pigmenti, i miscugli tra i colori. Ad esempio, se ci pensi, la tempera veniva realizzata col tuorlo d'uovo, quindi c'è questa miscuglia. E poi c'è tutta la parte compositiva, di allestimento, di fantasia, che comunque prevede la cucina. E perché in principio era la pasta al tonno? Perché la pasta al tonno è il punto di partenza drammatico anche di ogni studente, da cui parte lo studente, il primo, cioè, piatto, cioè nel senso proprio scatoletta di tonno che si apre e si butta, sì, nella pasta, ovviamente, però anche te non cucinata, mai cucinata, poi la pasta è svuoti così. E poi c'è l'evoluzione, e poi c'è per forza l'evoluzione, perché non puoi mangiare tutta la vita. Quindi il dato comune a tutti gli studenti è aver mangiato almeno una volta nella vita pasta al tonno. Sì, ma la pasta al tonno poi nel tempo diventa un ricordo tristissimo, sì, comunque.